avuto prima una sorta di assenso e poi invece, come se, è stato detto dall'associazione stessa, come se poi ci fosse stato una marcia indietro. Che cosa è successo rispetto a Io ti questo passo? ringrazio perché anche per questa domanda, perché mi consente di rispondere e dammi qualche minuto di tempo per essere Prego. esauriente, per spiegare meglio che cosa è successo. È un'occasione, poi io non sono abituato a fare polemiche, adesso faccio le mie valutazioni, dopodiché lascia il tempo che trovo, non mi rimetto, non rimetterò più Che è a entrare successo? nella Che è polemica. successo, signor? Perché? Si Perché è prima. parlato di scippamento del progetto. Perché praticamente prima era stato dato un assenso da parte del sindaco e poi No, no. Che cosa è accaduto? no. Intanto cerchiamo di capire che cos'è questa associazione E noi non lo programmata. sappiamo, È questo appunto praticamente. questa associazione programmata che si professa importante, ma in realtà a me mi risulta che sia composta da 3 persone. Quindi non è tutta questa cosa e non mi sembra che sia rappresentativa dell'intera comunità, anzi. Perché i numeri sono completamente diversi da un'amministrazione che è stata eletta pubblicamente dai cittadini con forte consenso. Quindi questo è il primo punto. E poi se si arrivasse a fare quei lavori di scavo archeologici nel sito di Camerata Vecchia, si deve solo all'amministrazione, perché per ben 2 volte stiamo cercando di prendere i soldi, prima nel 2018 e adesso. Ora, prima col Ministero dei Beni Culturali e adesso con le aree interne. Anzi, parlava che era stato il presidente faceva riferimento che era stato estraniato dal progetto nel 2018, ma nel 2018 sta parlando di cose non vere, perché nel 2018, dopo che a un convegno c'è stato il Ministro dei Beni Culturali ha mandato il segretario particolare e con cui ci siamo messi a contatto e anche vedendo il progetto, si è pensato cioè il ministro e la struttura dei beni culturali ci ha supportato, quindi stava finanziando questo progetto. Addirittura è venuta in visita la dottoressa Russo, che è la sovrintendente del Lazio e dell'Etruria, e ce lo stavano finanziando con 200.000 euro in 3 anni. Poi, cambiando il governo, questo finanziamento è decaduto, ma questo finanziamento non lo poteva gestire né un'associazione né tantomeno il comune di Camerata, perché quello era soggetto e lo gestiva direttamente il MIBAC, che ha le strutture archeologiche, tecniche, strumentali, amministrative per supportare questo progetto. Quindi stiamo parlando di una cosa falsa, una cosa non vera. Ha parlato di somme esigue, nell'articolo parla di somme esigue, ma speriamo che arrivano, come a dire, tutto quello che arriva, somme esigue. Se ci stanno consentendo di avere quelle somme, ben venga. Ha fatto riferimento al protocollo d'intesa che noi è saltato, a parte che non era stato approfondito quel protocollo d'intesa, ma poi gli amministratori sono stati richiamati tutti. A cominciare dal sindaco, dal vice sindaco e tutta l'amministrazione, anche dalla segretaria comunale e dal tecnico, perché ci sono delle norme giuridiche e tecniche che sono ineludibili. Perché è vero si era partita con questo protocollo e non era stato completato l'iter, ma ci hanno suggerito la segretaria, che è la responsabile degli atti interni e amministrativi di un comune, della legalità, che non era lo strumento più adatto il protocollo d'intesa, ma doveva essere fatta una manifestazione di interesse. Noi gli abbiamo proposto, siccome c'era anche una certa urgenza, di fare una lettera, di aderire almeno formalmente alla manifestazione di interesse e mandare avanti il lavoro. Si è rifiutato, dicendo o il protocollo o niente, cosa che il protocollo non si poteva, e quindi io sono ritornato dicendo. Sto protocollo no, non si può fare. La manifestazione di interesse, dice, io tanto in maniera pur arrogante, diciamo, ci ha apostrofato, dicendo io poi se adesso decidete poi di firmarlo, tocca vedere se lo firmo io. Ma ormai era già un po' decaduto il problema del protocollo d'intesa e addirittura c'è stato un battibecco con il nostro tecnico, con la nostra tecnica, l'architetta Mara Falcone, che l'ha ripreso più volte per i toni esagitati che ha usato. Quindi questo è stato. Poi
lui nell'intervista pare che cita, mi devi dare spiegazioni, guarda, ce n'avrei aiuta, però è qualcosa dirò, di quali motivi, che cosa c'era dentro questo protocollo d'intesa che non andava, ma non si rende conto, ma non si rende conto il presidente dell'associazione, perché quello è totalmente, talmente sbilanciato, sbilanciato a favore Vedrete se riuscite nel corso del tempo a trovare una sintesi. Guarda, Daniele, così si è chiuso la strada da solo, perché facendo questo comportamento mi sembra ci sta costringendo a prendere delle decisioni dure, perché quel protocollo d'intesa era molto sbilanciato. Ti faccio un esempio, Daniele, per capire, e spero che stia ascoltando. Quando si parla di partenariato tra enti, ma se il partenariato c'è stato tra l'Università Tor Vergata, il Comune di Camerata e un'associazione di tre persone, di tre. Possibile che il capofila lo fa l'associazione di tre persone e io metto i soldi? Cioè, quindi Vabbè, quello poi leggendo, sì, però leggendo si è capito. cercherete Quindi, comunque di e questa trovare il giusto amministrazione, equilibrio. ha sempre contribuito, cercato di aiutare questa associazione, il sindaco, il vice sindaco, con risorse umane, gli abbiamo dato i locali, gli abbiamo dato un piccolo contributo. Cercate Quindi adesso, io. diciamo, adesso andiamo per gradi, quindi cercate poi di trovare, ove possibile, una sintesi rispetto a questa Ma io, situazione. guarda, tu mi stai invitando a fare questa sintesi, ma io credo che praticamente si sia chiuso quasi un po' la porta da solo, perché poi io ti faccio l'esempio che ci sono anche degli Vabbè, altri io punti. diciamo, ci atteniamo un Tu fai po' il tuo mestiere, alla poi politica del cerchi di mai dire mai, mai no? dire mai, certo, perché la politica è mai dire mai, però insomma, tra i punti c'era da rimettere la pagina Quindi questo lo Facebook. ritenete un capitolo chiuso. Però fammi sottolineare anche i tuoi aspetti, perché poi, siccome mi ha citato e mi ha detto che devo rispondere puntualmente, nonostante che il protocollo d'intesa sia superato, quando mi parla di recuperare la pagina Facebook di www.camerata.com, Camerata Vecchia, dove già è stato, alcune volte è stato, gli sono stati dati i soldi per allestire, ci dobbiamo pagare la quota annuale, glielo dobbiamo gestire e lui recupera il dominio. A quel punto se lo fa direttamente il Comune di Camerata. Questo chi ne sa di informatica lo sa, quindi cioè, mi sembra. Poi parlava addirittura del responsabile unico degli scavi dell'Università Tor Vergata. Perché se il comune gli chiede di fare un partenariato con l'Università della Tuscia, cioè, qual è il problema? Cioè, è il comune che adotta i provvedimenti e decide con chi si può consorziare. Quindi io non vedo proprio, cioè, guarda, non riesco a capire che cosa succederà. Che l'amministrazione è ben conscia delle proprie potenzialità e sa bene, e tutta l'amministrazione. Nel senso che è favorevole il vice sindaco, il sindaco, gli amministratori, di come si deve procedere. Certo, noi cercheremo di non farsi scappare questi 50.000 che arrivano, ma non è che siamo degli sprovveduti. No, e siccome si configura come un lavoro pubblico, lo tratteremo come un lavoro pubblico. Troveremo le professionalità, troveremo le figure professionali e troveremo anche i partner per la gestione, perché non è detto, facendo la manifestazione di interesse, possono partecipare, ti faccio l'esempio, la FAI. La Fondazione Ambientale Italiana, il Servizio Civile, ci sono tante figure che già attualmente in Italia gestiscono delle aree archeologiche. Quindi io non riesco proprio a capire questa uscita, questa posizione che non fa altro che far ancora più indurire i rapporti. Io credo che abbia fatto un Cerchiamo io di credo che abbia fatto un passo falso. Credo che Speriamo che se ne renda conto, ma io da oggi l'amministrazione, per quanto mi riguarda, l'amministrazione comunale, il sindaco, il vice sindaco, io non rispondo più, nel senso, ognuno si prenderà le responsabilità. Io sono pronto a prendermi le mie, lui si prenderà le l'amministrazione di Camerata è un'amministrazione unita? sue. Abbastanza unita, ma non, questo, poi, questo gioco al massacro, poi questo che se lui può utilizzare poi le cose per una. Per creare delle Vabbè, bombe voi fate il interne, guarda, vostro. noi sono 8 anni che stiamo così, che stiamo. Quindi qui Quindi si vota nel nel 2022. 2022 le discussioni, come tutte le cose, ci stanno, ci sono, perché siamo esseri Quindi voi umani,
siamo esseri quindi umani. Tu sei al secondo mandato. Siamo esseri umani, ci sono i confronti, però non tolleriamo attacchi che minano e che poi non. Aspetta, Daniele, nei contenuti sono insufficienti quelle cose.